ricomincio. Sì. Le novità a centrocampo magari ti faranno rimanere a Catanzaro o no? Sì, sono qua, sono sempre qua, ho altri 2 anni di contratto, quindi il mio obiettivo e il mio pensiero è qua a Catanzaro, quindi io non vado via, io rimango qua. Senti, questo è cambiato tutto naturalmente, dall'anno scorso è cambiato sia in termini societari sia anche in termini di squadra, praticamente una squadra completamente rivoluzionata. Cos'è cambiato secondo te all'interno dello spogliatoio? Vabbè, diciamo tanto, un po' troppo per dire tutto, però si vede che c'è armonia nel gruppo, lavoriamo bene insieme, già dall'inizio, anche se siamo tanti nuovi, però si vede già che è pure un bel progetto della società, che comunque è molto... molto professionale, tutto quello che sta succedendo adesso si è visto pure ieri, molto, molto professionale, e quindi in quasi ogni cosa ha cambiato tantissimo nel senso positivo. L'anno scorso hai giocato in vari ruoli del centrocampo, tu hai sempre detto che sei un giocatore polivalente, quest'anno sei stato provato soprattutto come play davanti alla difesa in alternativa con Maita, qualche volta anche insieme a Maita. Come ti trovi in questa posizione che sembra più fissa, e poi che stimoli ti dà il fatto di poterti giocare il posto con un altro di quei giocatori su cui il Catanzaro ha puntato parecchio? Ma lei dice il posto davanti alla difesa, io continuo a dire che sono un centrocampista polivalente, però certo che so che il mio ruolo preferito è sempre davanti alla difesa, io l'ho sempre saputo, però io sono a disposizione del mister, e se il mister ha bisogno di me come mezzala, giocherò come mezzala, io sono a disposizione di lui, quindi sceglie lui, quindi per me è uguale, più importante che io faccio bene, che aiuto la squadra e che la squadra fa pure bene. Dei tanti giovani che sono arrivati, anche se effettivamente anche tu sei giovane, però diciamo che sei già un veterano, chi ti ha impressionato di più? Vabbè, diciamo un po' tutti, perché sono arrivati qua con poco esperienza in Lega Pro, alcuni che sono arrivati dalla primavera di squadre di Serie A, Serie B, però hanno subito preso il livello di allenamenti tra gli uomini, diciamo, perché comunque è altra cosa tra primavera e tra gli uomini, quindi hanno fatto tutti bene, non è a me di dire i nomi, però sono tutti pronti a mettere la concorrenza agli altri, quindi. Senti, sabato, sciopero permettendo, dovrebbe incominciare il campionato. Che partita ti aspetti contro la Casertana? Vabbè, un po' la prima partita è sempre particolare, perché non si sa bene come sono messi loro, come siamo messi noi, però noi siamo pronti a tutto. Già si è visto una buona prova a Reggio, certo che possiamo migliorare ancora, però secondo me noi siamo pronti, noi dobbiamo vedere a noi stessi, fare la nostra partita e vedere come va. L'obiettivo tuo personale, secondo te quale potrebbe essere l'obiettivo del Catanzaro? Il mio obiettivo personale è di giocare il più possibile, certo, ogni giocatore dice questo, però è pure importante cosa fa la squadra. Io sono sempre un giocatore che vuole far bene pure per la squadra, non sono un egoista, quindi giocare il più possibile e aiutare la squadra più possibile a fare bene e pure ripagare l'entusiasmo che c'è adesso tra i tifosi, che si è visto pure ieri alla presentazione, quindi speriamo bene. Grazie.